Bel freddo stanotte. Già. 6 gradi. 6 gradi, 6 gradi, 6. Però noi avevamo la coperta magica. Questa coperta è magica, ragazzi. Non sappiamo neanche come consigliarvela perché non so, l'abbiamo presa al supermercato. Sì, però è fantastica, tiene caldissima. È una bomba. Quindi siamo nel nostro microclima, 6 gradi, si sta perfettamente. Sì. C'è qualcuno qua accanto a noi? Sì, farci compagnia. Vicini? Cioè. Loro in macchina, per esempio. Sì. Ecco, vita da Carmen. Esatto, un po' più grande mi sa di casa. Ah no, forse uguale. Ma no, abbastanza simile. Simile, sì. Infatti ieri abbiamo visti che preparavano il letto con tutti gli assi di legno, mettevano assi di legno. Poi si sono salute fuori con la sedia ieri sera. E poi di là c'è un van qui fuori. C'è un van con un cagnolino che ci ha già fatto il giro della macchina. Esatto. Probabilmente era stato anche un ricordino sulle ruote di Biagio, perché ma... si sa, Biagio piace. Biagio piace, ok, cagnolino, a tutti. Va bene, dai. Via, corazon. Allora, direi, visto che fa freddo, potremmo fare tutto senza uscire stamattina. Se qua dentro si sta bene, c'è il nostro microclima, chiudiamo tutto, stiamo qua seduti, facciamo un caffettino, colazioncina. E via allora. Mentre io sto qui ferma sul lato corto della L, Paolo sistema tutta la struttura, chiude tutto. Ok, quasi. Ok. Perfetto. Devo spostarmi ancora un po', magari. Fatta. A posto. È fatta. Passami un cuscino. Devo passare la scopina, Devo passare la scopina. Pronto con la scopina. L'ossessione sta scopina. Come va il gambone oggi? Un po' meglio, però devo mettermi comunque la cremina stamattina. Vai Angela, prova. Ti alzi ormai come una persona al 100% delle sue forze. Quasi. 80? Adesso però non so più come un po'. Abbiamo appena chiacchierato un po' con i ragazzi della macchina accanto. Hanno una struttura. I ragazzi della macchina accanto. Sì, è vero. È il titolo di un film. I ragazzi della macchina accanto. Hanno praticamente una struttura molto simile a quella che avevamo fatto noi su Carmen Sita. Carmen. Sì, tre pezzi di legno che si piegano uno sull'altro. Molto carino. Abbiamo acceso i motori del Biagino e stiamo partendo direzione Lubiana. Direzione Lubiana, ma non un posto a caso, ecco, visto che è già quasi ora de magnà. Sì, abbiamo fatto un po' tardi, diciamo. Abbiamo fatto un po' tardi, è vero, comoda. È vero. Mi ho sistemato due cosette qua e là. E andiamo a mangiare, cerchiamo un posto dove mangiare. No, abbiamo già visto che c'è un posticino, no? Dove vuole andare Paolo, da un po'. È un posto che c'è in varie città. Ecco. E lui vuole andare a Lubiana. A parte che c'è anche qua, volendo. Ma no, ormai, dai, facciamo un po' di strada. Se no andiamo a Lubiana, facciamo un po' di strada. E poi ci facciamo un giretto a Lubiana. Arriviamo oggi. Tra 38 minuti. Ah, vicino. Dai. Si parte, vai Biagino! Guarda un'anguria! Molto mia, hai visto? Siamo quasi arrivati nel centro di Lubiana. Infatti ci sono un po' di palazzi e grattacieli. Oggi siamo venuti in un ristorantino bosniaco, sì. Qui a due passi proprio dal centro di Lubiana. È uno di quelli che ha più recensioni positive e che costa di meno anche, quindi siamo venuti a provarlo. E questo è quello che abbiamo preso. Io allora questa è una zuppa di fagioli? No, una zuppa. Ah, una zuppa normale. So. Vai, facci vedere. Ah, una bella zuppetta col pane. Mm. E qua abbiamo i famosi cevapi. Oh, sono 10 pezzetti di carne che io e Angela divideremo ovviamente perché sono tantissimi. Paninazzo, cipolla, patatine, birra fatta dal posto direttamente da loro. Sì.
Insomma, buon appetito. Via. Hai già alcuni che non riesci neanche a parlare. Via, 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 se magna. Se magna con le mani comunque. Non abbiamo forchette, niente, niente, giusto? Giusto. Ah, no. No, 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 ci sono. E allora. Alla brace. Buono. Spettacolare. Un po' speziata. Siamo a Lubiana, la capitale della Slovenia e una delle capitali più piccole d'Europa. Non sai neanche come c'è per il Lubiana. Anche l'ho visto un unicorno che va in bicicletta. Bellissimo! Ho visto un unicorno che va in bicicletta. Fantastico! Comunque, oltre agli unicorni, a Lubiana ci sono anche i dragoni. Il dragone, infatti, è il simbolo della città, perché una leggenda narra che questa città fu fondata da Giasone e gli Argonauti, che per appunto fondare la città dovettero sconfiggere questo drago. Mi sembra un gruppo rock. Abbiamo trovato un bel mercato oggi. Un gigantesco mercato di frutta e verdura. Frutta e verdura. Bella sempre Lubiana. Già, bel centro. Siamo nella zona del centro storico, che è la parte medievale della città. Infatti qui dietro c'è il castello e di lì c'è il fiume, che si chiama? Dai, facile. Lubiana. Lubianca. Lubianca. Comunque dovete sapere una cosa. Quando lavoravamo a Milano, quindi parliamo di 4-5 anni fa, Lubiana era una meta favorita per noi per venire a fare i weekend, soprattutto i weekend lunghi. Sempre quando volevamo staccare un pochino, prendi, andiamo in Slovenia, andiamo sì. A Lubiana. Quindi comunque la Slovenia è sempre stata, ecco le campane, sono le campane. Meta delle nostre fughe. Comunque sì. Guardate che carino questo cagnolone. E lì c'è il piatto tipico della Slovenia. Il piatto tipico, il salsiccion. Centro storico di Lubiana, ragazzi, è piccolino, quindi si può girare. Che spavento, ma il passatore col monopattino. Ragazzi, questa cosa è assurda, è assurda. Noi siamo partiti 3 anni fa, 3 anni e mezzo, e non c'erano monopattini. Adesso il monopattino è diventato la nuova bicicletta. La nuova bicicletta, il nuovo scooter. Velocissimo. Ma no, sono dappertutto. Non siamo ancora abituati. Sono anche pericolosi, perché ogni tanto non te li aspetti, ti spuntano. Esatto, tutti i lati. Comunque stavo dicendo che la città si può girare tranquillamente a piedi, ma proprio tranquillamente, quindi non c'è neanche bisogno del monopattino. Esatto. E si può girare anche se si è leggermente zoppi, come Angela. Che comunque sta tornando alla normalità, sì, cioè sì, ormai sì, sì. Quasi ogni giorno, ci siamo, sempre, ogni giorno meglio. Sempre meglio. Qui a Lubiana si cela una bellissima storia d'amore. In realtà non è bellissima perché non è corrisposto. Esatto, praticamente la statua là in fondo di Franz Presren, che è il poeta principale e più famoso della Slovenia. Ci sono varie statue sue nelle città slovene. Ma lui guarda, vedete dove sta guardando? Ha uno sguardo fisso verso sguardo un punto fisso. Particolare che verso di lei. La statua di Giulia, che era la donna che lui amava, ma che non corrispondeva al suo amore. Però adesso il suo sguardo sarà per sempre per la sua amata. Questo, ragazzi, con lo sfondo del castello di Lubiana, è il famoso ponte triplo. 1, 2, 3 ponti, tutti in questa piccola zona, nella parte più centrale in assoluto della città. Ma che bravo! Bravissimo! Momento Paolo!
guarda, cioè torna a casa Lessi. Eccolo. Lessi Sevrazza. Ma Lessi è una femminuccia o un maschietto? Secondo me è una femmina. Però non è che se non è quelle immagini. No, non dentro il castello. No, dentro, lo so, sono scherzato. Ci siamo, castello abbandonato. Eccolo lì, in fondo alla via, siamo quasi arrivati. Abbiamo parcheggiato il biagino proprio ai piedi della rovina del castello, che è bellissimo, ma andremo domani a farci un giro perché adesso sta arrivando un po' il freddo. Non siamo soli, c'è un altro camper lì dietro e là davanti c'è tutta la vista sulla vallata. Quindi domani ci facciamo un bel giretto. Stamattina esperimento col caffè turco. Caffè turco, scritto tutto in sloveno, non si capisce molto. Cave. Boh, non so, c'è scritto, guarda, tre cucchiaini, due decilvre le vode. Ok. Ma dici che l'ha messo nella tazza direttamente? Boh. O nell'acqua bollente? Boh. Proviamo. Facciamo delle prove. Cominciamo nella tazza, dai. Va bene. Poi bisogna aspettare che scenda naturalmente un profumo buonissimo. Abbiamo versato l'acqua bollente direttamente nelle tazze con il caffè. Adesso aspettiamo che il caffè scenda sul fondo. Sarà lunga. Mentre l'attesa è lunga, intanto Paolo sta lavorando un po' al computer. Cominciamo così a liberare il cellulare perché è strapieno. Da tutti i file. Ah, abbiamo praticamente comprato ultimamente un altro hard disk da 2 tera. Eccolo qua. Quindi adesso questo qua è praticamente pieno. Adesso ne abbiamo uno nuovo. Partiamo con il nuovo hard disk. Possiamo partire col nuovo fra un po', perché ancora bisogna finire con questo. Vi avremo tanto spazio per tanti video. Tanto spazio. Per tanti posti fantastici come quello dove siamo stamattina. Che bellissimo. Il caffè si è finalmente depositato sul fondo, quindi possiamo berlo. Com'è? Bontà. Buonissimo, bontà vero? È bello forte. E mi sa che bisogna aspettare ancora un pochino perché qualche pezzettino qua e là ti rimane ancora un po' in bocca, però è molto buono. Ma molto più forte di quello che facciamo noi di solito, no? A parte del gioco, questo si mangia. È un mangia bevi. Si bevi col caffè, con i chicchi di caffè. No, adesso mi no. Sa che abbiamo esagerato con la quantità, forse, no? Ma è giusto? Ma è giusto. Questi sono gli unici abitanti del castello, eh? Caprette, asinello, sono tutti qua. Thank you.
Ragazzi, ce l'avete consigliato in tantissimi e vale veramente la pena. Questo è il castello di Pregiano. È bellissimo. E penso che è il castello di grotta più grande del mondo. È qui da più di 800 anni. Ah, però. Sì, e all'interno poi c'è tutta una serie di grotte dietro il castello che permettevano a chi abitava nel castello di saccheggiare tutti i paesi vicini passando all'interno delle grotte. Hai capito. E la cosa più spettacolare è che uomo e natura si sono uniti in questo castello, no? Perché il castello è dentro la grotta e sotto il castello ci sono una serie di grotte. Si vede là lunghissime qua. Che adesso sono abitate anche dai pipistrelli. Il castello è bello, ma noi lo vedremo da fuori oggi perché... Non ci vivrei, sembra. Il castello è bello, ma non ci vivrei. Più o meno. 14 euro testa di biglietto d'ingresso, 28 euro in due. È una sì, spesetta un po' esagerata. Lungo ecco. Lungo viaggio, basso budget, ce lo godiamo sì. Da fuori. E comunque giustamente questo è uno dei simboli della Slovenia. Guardate che spettacolo. No, è spettacolare. La posizione poi è veramente unica. E andrei anche a fare un giretto là sotto, vedete tutta la passeggiata che arriva lì sotto nella grotta. Come ci serve? Ah, da qua! Di qua, Angela. Ce la fai tu? Sì, saltellando, attaccandomi qua un po' la ringhiera. Dai. Siamo dentro il parco delle grotte di Postumia, altro posto che ci avete consigliato in tantissimi. Le grotte però non si possono vedere da fuori, bisogna per forza entrare e i prezzi dei biglietti sono veramente alti a livello europeo. Noi tra l'altro non siamo neanche abituati a prezzi del genere. Sono tipo 30 euro a persona, più il parcheggio, insomma è una cosa budget. Che stavolta non faremo, completamente fuori budget. E, abbiamo visto tante altre grotte e ci accontenteremo di quelle che abbiamo già visto. Anche perché ormai abbiamo imparato la differenza tra stalattiti e stalagmiti, quindi allora. Siamo a posto. Ebbene sì. È arrivato il momento, Angela, quante cose lei ci spiegherà. È arrivato il momento, Angela, quante cose ci racconterà. Neanche se è più la canzoncina, guarda. Comunque nel momento Angela oggi è un momento leggenda. Ah. Perché all'interno di questo castello viveva Erasmo da Lueg, che era praticamente una sorta di Robin Hood dei tempi, cioè rubava ai ricchi per dare ai poveri. All'inizio i ricchi neanche se ne accorgevano perché rubava poco, poi però diciamo che ci ha preso gusto. Eh beh, è sì, iniziato... poi si prende gusto, è normale. Ha iniziato a rubare sempre di più, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando si è posto contro l'imperatore austriaco a favore del re d'Ungheria. L'imperatore austriaco si è un po' arrabbiato e Erasmo si è chiuso dentro il castello. E non è più uscito. L'imperatore cosa ha fatto? Ha mandato uno dei suoi scagnozzi per cercare di uccidere Erasmo. Ma l'assedio, diciamo, l'attesa per riuscire a uccidere Erasmo è durata più di un anno perché lui si nascondeva dentro. E siccome dietro al castello ci sono tutti i tunnel, non aveva nessun problema perché lui prendeva, andava nelle vallate vicine, prendeva cibo, quindi è rimasto più di un anno dentro il castello, sì, tranquillo. Anzi, si dice che regalasse anche il cibo ai soldati che c'erano fuori a cercare di ucciderlo, perché ne va talmente tanto. Comunque, la leggenda vuole che a tradirlo sia stato un suo servitore, che dette un segnale nel momento in cui Erasmo si trovava proprio in bagno, che era il momento in cui lui era più... Ah, rilassato! Esatto! Oh. Questo traditore ha dato il segnale alle truppe austriache fuori dal castello, che hanno praticamente lanciato una serie di sassi contro la parete del bagno dove c'era Erasmo, colpendolo alla testa e uccidendolo. Cioè, il tallone d'Achille di Erasmo, poverino, era il momento... Sì. Il momento relax. Vedi. L'altro Erasmo era anche un po' fuori di testa. E cosa ha fatto? Ha fatto credere a tutti i soldati che c'erano qui fuori che il castello fosse posseduto dagli spiriti. Pure? Sì. Beh, in effetti, a vederlo. Mi ha fatto una spesa, ragazzi. Mamma, una spesa coi fiocchi. Siamo andati in un discount famoso. Italiano, tra l'altro. Inizia con la E, finisce con la N. Basta, vabbè, cos'è il gioco? Compro preso una vocale. Un sacco di roba. Sì, abbiamo fatto un po' di scorta di cibo, quindi per un po' adesso siamo a posto. E sembra che ho speso 100.000 euro, ho speso 14 euro di cibo, vabbè. Comunque, adesso stiamo andando verso il posto dove dormiremo stanotte. Oggi è stata giornata dei castelli, yes. E finiamo in bellezza anche stasera. Altro castello stasera. Esatto. E ci avviciniamo al confine. Altro confine, quello tra la Slovenia e la Croazia. Stiamo studiando un po' la situazione per capire dove è meglio passare, dove poi sarà meglio dormire dall'altra parte. Ma ragazzi, sto
sto andando quasi a 70 all'ora. Guarda lì la freccia come impazzisce. C'è una curva. Guarda lei. Come impazzisce la freccia. Comunque con Biagino, anche prima guardavo, eravamo in discesa, ho detto, oddio, stiamo andando velocissimo, guardo 55. 50 all'ora. Ho detto, ma no, ma come? Comunque guardiamo il navigatore per sapere la velocità reale. L'idea è quella di andare forte anche a 50 all'ora. Non so. Esatto, perché sembra di volare con questo Biagino. E niente, come adesso andiamo a dormire, siamo un po' stanchini, e soprattutto io con la mia camiglietta ancora un po' claudicante. Oggi peggio di ieri, anche oggi peggio di ieri perché ieri abbiamo camminato un po' troppo, quindi adesso riposino e via. Se magna si cucina. Pasta in attesa. Sì, pastazza con la panna. Buon appetito. Ragazzi, qui in Slovenia abbiamo dovuto fare delle scelte, quindi abbiamo deciso di non entrare magari in posti che vanno biglietti un po' più costosi, ma è piuttosto normale per chi fa una vita in viaggio. Beh, come noi. È una cosa che facciamo praticamente da quando siamo partiti nel lontano 2018. cerchiamo di scegliere su che cosa investire, su che cosa non investire. Esatto. sempre con la nostra con il nostro diciamo obiettivo di viaggio, che è quello di viaggiare con 10 euro a testa al giorno, quindi sono 20 euro al giorno per entrambi, per coprire le spese. Vabbè, in questo caso prima erano le spese di trasporto, mangiare, cibo e dormire. Adesso sono bene o male carburante, sì, mangiare, cibo cibo e eventuali attrazioni, diciamo. Eventuali attrazioni, sì. Esatto. E visto che qui le attrazioni appunto costicchiano, esatto. Abbiamo fatto delle scelte, ma sono scelte che alla fine non è che ci pesino, no, perché sono parte proprio del nostro viaggio. Magari decidiamo di vedere una grotta anziché 10 grotte. O magari scegliamo delle attrazioni che per noi sono importanti e fondamentali, che magari hanno un significato per noi, per cui anche se costano un po' di più le andiamo a vedere perché ci teniamo particolarmente, questo sicuramente. Chiaramente quei giorni la media si alzerà, sì, ma perché una non media... lo so, se spendi non so 20 euro per vedere qualcosa, sì. O spendi 20 euro di benzina, chiaramente non li spenderai tutti i giorni, noi viaggiamo anche lentamente. Esatto, infatti quella è la chiave. E quindi poi la media cerchiamo sempre di farla, di mantenerla. Esatto. Chiaramente tutti i calcoli li dobbiamo trattare bene, perché in tanti sappiamo che siete curiosi di sapere che cosa è successo dalla vendita di Carmensita in poi. Sì, con l'acquisto di viaggio, i costi che abbiamo avuto, le spese che abbiamo avuto. Però sono cose che non si possono fare immediatamente, sì. Perché bisogna un attimo far quadrare il tutto, esatto. Fare dei conti a posteriori. E vedere quali sono state le spese, fare tutti i calcoli come si deve, quindi è un argomento che tratteremo sicuramente prossimamente. E niente, quindi c'è da dire una cosa, la questione di 10 euro al giorno. Il nostro viaggio è completamente autofinanziato, sì. E quindi lo finanziamo con i nostri risparmi e con il nostro lavoro, che in questo momento è fare video su YouTube. Quindi non abbiamo sponsor, non abbiamo qualcuno che pompa fondi, chissà da quale. No, è tutto gestito da noi e facciamo tutto con i nostri sforzi. Sì, esatto, sappiamo quanto valgono quei 10 euro al giorno di budget che abbiamo a disposizione. Lo sappiamo bene da lontano 2018. 2018, esatto. Tra l'altro però detta così sembra che è un peso, in realtà no. All'inizio sì, ci pensavamo molto. All'inizio non è stato semplice. I primi mesi è stato dura, controllavamo ogni giorno quanto stavamo spendendo. Adesso invece è diventato abbastanza ci abbiamo normale. Capito più o meno. Cosa possiamo fare, cosa è meglio rinunciare, cosa magari possiamo fare una volta invece che 5 o 6. Cioè, quanto devono costare mediamente, no? I prodotti, le cose, che compriamo, sì. Più spesso, non lo so, se sappiamo che un pacco di pasta deve costare 1 euro e lo troviamo a 5 euro, non lo compriamo, è ovvio che non lo compriamo. Posto sbagliato. Siamo al posto sbagliato ed evitiamo, quindi questo si applica a qualsiasi cosa. Sì. Andiamo ad acquistare durante il viaggio, quindi esatto. E poi soprattutto, alla fine è diventato un po' una secondo costituzione. Me la chiave è il tempo, nel senso che noi abbiamo il tempo di fare le cose molto con calma, per cui possiamo permetterci di fare
oggi solo 20 km certo. o 10 km, che vuol dire spendere praticamente niente, e magari domani farne 100-150, allora, che vuol dire avere una spesa più alta. Il tempo è questo, sì, che in questi viaggi è la variabile fondamentale per il budget, sì, che influenza tantissimo il però budget. Ne riparleremo, ragazzi, sì, faremo un bel video mani. Proprio dedicato al budget, alle spese di viaggio e tutto quanto. Yes. E niente, ragazzi, quindi direi che noi vi salutiamo dalla Slovenia, vi mandiamo ragazzi, un bacione, scrivete, vogliamo arrivare a 40.000, sì, ragazzi, dai. forza, ci siamo quasi a 40.000 iscritti, dai ragazzi. Quindi iscrivetevi, lo dice anche Biagino ormai. Dai, su. Col clacson. Anche il Biagino col clacson. Forza, arriviamo a 40.000 e poi road to 50.000. 200, scusa, che ci va. Già che ci siamo, buttiamo in alto. Io parto con calma. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Abbraccioni di gruppo. Ciao.